La profondità degli sguardi, le donne nella fotografia di Marina Guerra è il titolo della mostra inaugurata questo pomeriggio a Palazzo Rasponi 2 in via d'Azeglio e visitabile fino al 26 marzo. Sguardi di bambine, volti di donne. Donne che lavorano con i figli al proprio fianco, donne che assistono gli anziani come fossero una seconda mamma, donne che lavorano in fabbrica come fossero uomini. Negli scatti della guerra vengono raccontate le tante vite delle donne, donne romagnole del Novecento, donne forti, fiere, donne che combattono per la propria felicità come le donne a cui è dedicata la festa dell'8 marzo. Raccontare la vita, raccontare le donne attraverso degli scatti fotografici, quanto è facile o quanto è difficile? Bisogna provarci, è difficile tutto il lavoro prima per andare a cercare, prendere i contatti, così. Però dopo, quando si riesce a instaurare un rapporto con le persone, è molto bello, perché si creano delle amicizie, si imparano delle cose. Esposizione qui a Palazzo Rasponi 2, oggi 8 marzo, Festa delle Donne. Il tema delle donne è un tema a lei molto caro. Sì, sì. Io infatti ho cominciato a farlo verso gli anni 70, 74, 75, perché io lavoravo nella mia città a Lugo come fotografo ufficiale, lavoravo con i bambini nelle scuole per l'amministrazione comunale, anche per finanziare il lavoro che mi piaceva. Io avevo idea di fare un lavoro sulle donne, essendo donna io e vivendo le contraddizioni tra la famiglia e il lavoro, e volevo vedere come si comportavano le altre. Io avevo già due bambini, ero molto giovane e mi sono inventato questo lavoro praticamente. E siamo andati praticamente molto nella campagna, nelle fabbriche di frutta, le fabbriche di gassoturifici. Insomma, abbiamo esplorato un po' la zona qui della Bassa Romagna. E con interviste e foto, e dopo di lì è nato questo libro, che adesso non si trova più perché l'editore è scomparso. Poi nel frattempo io ho fatto altri lavori anche con gli anziani, con un po' tutto quello che mi capitava, che mi interessava. Ho collaborato anche con delle riviste, ho collaborato con Noi Donne, avevo conosciuto la Mafai, che allora era direttrice, mi ha fatto lavorare per Noi Donne. Servizi fotografici naturalmente che riguardavano il mondo femminile. Poi dopo 20-30 anni circa ho voluto riguardare cos'era successo nel mondo delle donne e ho visto che le braccianti erano quasi scomparse, le lavoranti a domicilio erano calate molto e ho trovato delle professioniste, delle avvocatesse, delle magistrate qui a Ravenna specialmente, delle imprenditrici, delle donne che dirigevano in industria. Chiaramente non erano tutte così, però quel panorama lì negli anni 70 non l'avevo visto. Le donne che lei ha visto, come le ha viste cambiare? Erano più donne sorridenti o donne che avevano il coraggio di fare anche una linguaccia? No, erano così, erano sorridenti e contente, l'una e l'altra no, con discendenti poco, però insomma carine quando c'è bisogno, gentili, accoglienti, però anche che si devono difendere come. No, però io appunto nel mio lavoro ho lavorato con le donne, non ho trovato delle donne che mi abbiano aggredito. Devo questo, ma credo anche che le donne si devono difendere parecchio. Il mondo è così, gli uomini non perdonano la libertà e l'indipendenza di noi donne, non ce la perdoneranno mai.